Allora, il titolo che abbiamo concordato con Pierluigi è Big Data Licensing, un titolo abbastanza ad effetto, molto sintetico, che però diciamo è descrittivo di quello che cercheremo di approfondire in queste 2 ore, che poi in realtà sono anche meno, perché vabbè, ci fermeremo un po' prima, immagino. Poi stasera c'è pure la partita, quindi sicuramente tutti vorranno avere il tempo di sistemarsi e andarsela a guardare con calma. Però ecco, il licensing, cioè il licenziamento, quindi il rilascio con licenze d'uso dei dati e più ancora, in un senso più ampio, big data. Vedremo adesso bene che cosa si intende. In realtà in questo corso credo che non debba spiegare che cosa si intende per big data. Io porterò un approccio, come già stato detto, tipicamente da Intellectual Property, che va un po' controcorrente con quello che ho visto nel programma generale di questo corso di perfezionamento, che è abbastanza invece sbilanciato sull'ottica privacy. E quindi vado, ok, qui avete un po' di miei riferimenti per chi appunto volesse seguirmi, più che altro per le slide, perché le slide le ho appena caricate, queste che state vedendo, le ho proprio poco fa caricate su SlideShare. Io SlideShare lo uso molto, non so se lo conoscete, è una piattaforma che permette di condividere presentazioni slide, e lì avete tutto l'archivio di tutte le mie presentazioni da quando ho iniziato a fare questo mestiere, quindi sono circa 200-220 presentazioni. Poi mi trovate su LinkedIn, mi trovate su Twitter, o su Facebook ho una pagina, non tanto, cioè c'è anche il profilo privato, ma vi invito a seguire la pagina. E invece Array è lo studio legale. Diciamo il network di avvocati con cui collaboro, fra cui diciamo capitanato da persone che conoscete bene, come Carlo Piana e Giovanni Battista Gallus, che appunto, soprattutto Gallus, è docente storico dei corsi di perfezionamento di Milano Statale, e anche il buon Micozzi. Qui avete, Pierluigi ha già citato che ho alcune pubblicazioni, io ho un approccio abbastanza divulgativo, però questo è un po' più tecnico, è un po' più legalese come approccio. Software licensing e data governance più o meno dice le cose che vi racconterò oggi in sintesi, cioè se volete approfondire, fare un passo ulteriore rispetto a questa lezione. Sicuramente questo libro è il riferimento, e qua avete il link dove i miei libri sono, per chi mi conosce, sono rilasciati con licenza open, con licenza Creative Commons, anche questo. Qui trovate il link con tutti i riferimenti, ci sono anche degli estratti molto, molto ampi che si possono già leggere da quel link. E quindi vi invito, chi volesse appunto dare un'occhiata, poi anche mandarmi magari dei commenti, degli spunti di riflessione, delle critiche su come ho scritto, sulle riflessioni che ho fatto in questo libro. Allora, il seminario, quindi nota organizzativa, il seminario è diviso in 4 parti, abbastanza nette, no? Quindi circa 20-25 minuti per ogni parte. Vi chiederei di tenere le domande alla fine di ogni parte, cioè io alla fine di ogni parte mi fermo e dico ok, adesso domande su questa parte, discussioni, così, e ci prendiamo 5 minuti per fare appunto 2 parole e per confrontarci. Credo che sia così più ordinato, ecco. Poi vabbè, se dico una cosa che vi sconvolge o che non sta né in cielo né in terra, ovviamente vi autorizzo ad aprire il microfono e interrompermi, però se invece teniamo le riflessioni e le domande alla fine di ogni parte, mi permettete anche di non perdere il filo, di andare via un po' più fluidi. La prima parte che ho predisposto in queste slide è una parte di premesse concettuali. È vero che qua siamo parlo di una platea di persone che hanno già un livello di preparazione molto molto elevato. Credo che alcune cose che dirò in questa prima parte ad alcuni potrebbero sembrare banali, però lasciatemelo fare in modo tale che partiamo tutti più o meno da un certo, da un unico livello, da un livello comune. E poi lancerò qualche provocazione bonaria. E la provocazione è proprio questa, quella che vi avevo già preannunciato, no? Nel senso che io quando vedo parlare di big data, di dati, in generale quando si parla, si pone l'accento sulla parola dati, si pensa all'approccio privacy, all'approccio data protection inteso come tutela del dato personale, no? Con tutte ovviamente le implicazioni che la tutela della riservatezza e quindi estesa anche al trattamento del dato personale comportano. Però non sempre il dato è personale. Adesso faremo qualche esempio di dato non personale. E quindi io porto un approccio opposto, un approccio intellectual property, dove
Il punto di vista non è tanto dell'interessato, della persona fisica che ha interesse alla tutela della sua riservatezza, intesa come diritto anche diritto fondamentale, ma un interesse diverso che è quello invece di colui che investe, che ha un'attività imprenditoriale creativa o collettanea per realizzare banche dati, per raccogliere dati e che poi fa business su questi dati e quindi ha dei diritti di proprietà intellettuale che ovviamente vanno un po' in conflitto con quelli degli interessati. Gli interessati sono coloro che hanno a volte interesse che i loro dati vengano tolti da delle banche dati, vengano cancellati, come giustamente le norme in materia di trattamento dati personali prevedono e garantiscono. Dall'altra parte però abbiamo le norme del diritto alla proprietà intellettuale che prevedono una serie di diritti esclusivi e diritti di sfruttamento economico a favore di colui o dell'azienda, nella maggior parte dei casi sono aziende, che si è fatto carico di un forte investimento, di un lavoro di organizzazione e anche creativo in alcuni casi, quindi progettazione di banche dati in modo, con approccio creativo e quindi vuole scusate, tutelare questo suo investimento. E vedremo quali sono gli strumenti che l'ordinamento giuridico prevede a favore di coloro che hanno questo approccio di intellectual property. Quindi vi sposterò un po' il punto di vista. Ho visto appunto che nel programma del corso di questo corso Big Data, Artificial Intelligence e piattaforme, più o meno l'80% degli interventi avevano un approccio privacy. Ieri appunto ho avuto il piacere di ascoltare il collega Spedicato che invece ha portato un punto di vista proprietà intellettuale. Non so cosa farà Fernanda Faini e Gabriele perché vabbè, Gabriele ho già ascoltato una sua lezione simile nell'altro corso di perfezionamento e anche lui non ha un approccio proprietà intellettuale. Fernanda probabilmente invece è un po' più trasversale. Io invece ve lo dico, premetto, sarò squisitamente intellectual property. Perché? Perché ovviamente il dato non è sempre personale. Ebbene sì, anche se siamo portati ormai a collegare il concetto di data, di big data, di dati all'ambito privacy, quindi a pensare che si tratti sempre di dato personale, non è sempre così. È anche vero che se noi andiamo a leggere la definizione fornita dal GDPR di dato personale, è una definizione così ampia per cui effettivamente, soprattutto perché si dice persona di un soggetto identificato o identificabile e poi si spiega cosa si intende per identificabile, questo identificabile è davvero così ampio per cui a volte anche quando un dato sembra completamente scollegato e sradicato dalla persona fisica, ma se poi contestualizzato in un certo modo, incrociato con altri dati, mi porta a essere ricondotto a una persona fisica, diventa comunque dato personale. Questo lo capisco ovviamente, motivo per cui quando noi parliamo di dati e big data si pensa principalmente al discorso privacy, al discorso tutela del dato personale. Ma ci sono degli esempi classici che sono in realtà proprio quelli che utilizzerò io, che sono indubbiamente non personali. Pensate ai dati ambientali registrati nella natura, quindi i dati meteo o i dati sul rischio sismico. Due esempi di cui io mi sono occupato per la mia attività. Uno dei miei principali clienti è proprio una fondazione di Pavia che fa strumenti open source e open data per il calcolo del rischio sismico e lì sono dati che ovviamente di personale hanno poco e nulla perché sono le misurazioni del terreno, non so, la frequenza di una scossa sismica, la frequenza di come si propaga un'onda all'interno di un determinato terreno, di come un edificio costruito su quello specifico terreno può o non può resistere a certi tipi di vibrazioni, via dicendo. Quindi dati che sono squisitamente non personali, come appunto i dati della pressione atmosferica incrociati con i dati della temperatura e con i dati dell'umidità ci dicono se domani ci sarà più o meno una perturbazione, ci sarà una pioggia particolarmente forte o meno. Sono dati che generano comunque un grosso business, meno magari con meno appeal e meno intriganti perché non ne vanno a toccare tutta una sfera di diritti della persona che sono appunto quelli invece tipici del mondo privacy. E di cui altri docenti molto più preparati di me vi hanno già raccontato e vi racconteranno, però anche questi generano un grosso business e sono oggetto di tutela da parte dell'ordinamento. Ovviamente in questo caso di tutela più nell'ottica del soggetto che ha raccolto questi dati e che vuole farne commercio, o quantomeno vuole tutelarli. Poi anche qua forse qualcuno avrà già detto, però siamo sicuri davvero che vi faccio degli esempi, li trovate meglio nel mio libro. In realtà anche il dato sismico a volte può diventare personale, nel senso che a volte era successo con alcuni clienti,
Nella valutazione di rischio sismico di una determinata area geografica, il livello di risoluzione con cui l'immagine, quella mappa sismica riusciva ad arrivare, sostanzialmente identificava un'abitazione in cui viveva una persona fisica, una villa, no? Una villa con un grande parco attorno in cui era l'indirizzo residenza di una persona fisica. Se io vado a quel livello di dettaglio, può essere che allora stia dicendo non solo che lì c'è un certo tipo di rischio sismico, ma che quella persona vive in una casa che ha un determinato rischio sismico e quindi questa informazione può, ad esempio, comportare a questa persona dei costi di assicurazione sul suo edificio molto, molto elevati rispetto a prima. Quindi se io diffondo questa informazione, posso in qualche modo, può essere indirettamente riconducibile ad una persona fisica e produrre degli effetti giuridici ed economici che possono in qualche modo andare a toccare il lato privacy. Molto, molto, come dire, è un esempio molto estremo, molto di scuola, però ecco, per dirvi, i dati meteo uguale, dati meteo raccolti da delle centraline, un progetto che si occupa di raccolta dati meteo da crowdfund, scusate, non crowdsource, volevo dire, quindi dove i dati meteo arrivano da persone che hanno delle centraline, degli aggeggi che si comprano sul mercato, che si mettono sul balcone o sul proprio tetto e che forniscono una serie di informazioni sulla situazione atmosferica, no? Queste centraline sono geolocalizzate ed essendo geolocalizzate, a volte sono geolocalizzate così in modo così preciso, quindi con una geolocalizzazione che individua chiaramente una casa, una villa o un appartamento. E quindi i dati che venivano caricati automaticamente da queste centraline su una piattaforma in realtà toccavano un piano privacy, perché dicevano di fatto dove abitava Tizio. Magari il tizio aveva scelto un nickname e quindi non si capiva bene a chi era riconducibile, però c'era comunque la geolocalizzazione precisa di quella centralina che era a casa di un soggetto privato e se voi andate a leggere la definizione del GDPR, anche quello può essere indirettamente considerato dato personale. Quindi vedete che vi ho fatto due esempi che io ho classificato, qualificato come indubbiamente non personali, ma poi mi sono auto già confutato con due altri controesempi estremi in cui anche quei dati non personali in realtà possono indirettamente diventare personali. Facciamo finta che però non lo siano e quindi noi oggi avremo un approccio in questa mia presentazione più squisitamente proprietà intellettuale. Innanzitutto, ecco, cerchiamo altra premessa di capire cosa intendiamo per dati. Ripeto, non credo che in questo corso ci sia molto da aggiungere, però spesso sento confusione, anche ad alti livelli, anche a lezioni di professoroni, ho sentito spesso sovrapporre e confondere il concetto di dato col concetto di informazione, che invece secondo me vanno tenuti separati. E questa immagine, che è un meme che probabilmente avrete visto circolare più e più volte, secondo me è molto, molto, diciamo esplicativo e riesce a chiarire come stanno le cose. Cioè il dato è quel punto ancora non colorato che è quindi granulare, non contestualizzato, che non è ancora informazione. L'informazione ha già una sua colorazione, ha già un suo significato. Se poi l'informazione viene strutturata in un certo modo, diventa knowledge, diventa conoscenza. Poi, ripeto, qua si sta semplificando molto, però io ve lo spiego con un esempio che ho sempre dalla mia esperienza, no, di dati geografici, dati ambientali. Questi quattro sono quattro dati, io posso prenderli, se li prendo singolarmente, partiamo dal primo, no? 1225 è un dato numerico, se io lo comunico così potrebbe essere una data, cioè un anno, potrebbe essere una lunghezza, potrebbe essere un'altezza, potrebbe essere, che ne so, un conto in banca, ok? Se non c'è un'unità di misura di fianco, ci aggiungo un altro dato, metri, e diventa un'unità di misura, quindi comincio a capire che è un dato che indica una lunghezza, un'altezza. Ci aggiungo un altro dato, altitudine, e quindi capisco che siamo in realtà quel metro sarebbe un metro sul livello del mare, quindi ho aggiunto già un'informazione che ha già cominciato a prendere una forma e un senso. E se poi ci aggiungo Bormio, il nome del comune, so che queste quattro cose insieme mi dicono un'informazione, mi danno un'informazione, mi dicono che Bormio sta a 1225 metri sul livello del mare come altitudine. Ok? E quindi questa è l'informazione vera. Il singolo, no, i singoli dati in realtà non mi stavano dicendo nulla. Però
Noi in realtà però parleremo proprio di quelli, cioè quando noi parliamo di banche dati, di dataset tecnicamente, come li chiamano gli informatici, di banche dati non creative, dove i dati sono raccolti nel modo più granulare e disaggregato possibile, noi abbiamo nelle varie tabelle della mia, non so, CSV, del mio file CSV, quindi semplici elenchi di dati, di piccoli dati punti fuori, quindi numeri, unità di misura, parole, divisi da una virgola, ho queste cose qua, ho queste informazioni, scusate, queste informazioni, questi piccoli dati che insieme mi fanno l'informazione. Una volta che io li macino, li collego tra loro, mi possono dare l'informazione. Altra provocazione che lancio, e lo sento spesso, ripeto, anche qua anche ad alti livelli, l'utilizzo fuorviante, che secondo me è sciagurato, del concetto di titolare del dato, no? Ah, io sono io il titolare del dato del mio numero di telefono, e quindi io sono il titolare del mio dato su il mio stipendio, quindi esercito questo diritto. In realtà, se noi andiamo a leggere con precisione la definizione del GDPR, titolare del dato non esiste, ma non esiste neanche nel diritto della proprietà intellettuale. Cioè, non abbiamo una norma nel nostro ordinamento giuridico che utilizza titolare del dato. Infatti, più propriamente, quando noi diciamo titolare, pensiamo, in teoria, noi da italiani, a titolare del trattamento, che è esattamente il contrario di quello che normalmente si pensa per titolare del dato, perché quello che normalmente noi pensiamo per titolare del dato è l'interessato. Se usassimo la terminologia inglese, sicuramente questo equivoco non ci sarebbe. Data controller è molto più chiaro e non cade nell'equivoco con il responsabile del trattamento, che è un altro soggetto, e si distingue chiaramente da data subject, che è invece appunto l'interessato. Interessato è un concetto che vedo utilizzare molto poco, spesso viene appunto sostituito da titolare del dato, con il rischio che poi si crei l'equivoco già sul piano privacy tra titolare del dato e titolare del trattamento dei dati. Ma poi, se andiamo sul piano della proprietà intellettuale, ulteriore equivoco, perché dal punto di vista del diritto alla proprietà intellettuale, il titolare del dato in realtà è il titolare dei diritti sulla banca dati, che è quasi sempre un altro, cioè non è l'interessato, appunto, può normalmente coincidere con il titolare del trattamento, lato privacy, o il responsabile del trattamento, lato privacy. Quindi, titolare del dato messo così può essere fuorviante e pericoloso, perché crea confusione, non si capisce mai se stiamo parlando su un piano privacy, su un piano proprietà intellettuale o se tutte e due le cose. Più propriamente noi dovremmo utilizzare titolare del trattamento quando stiamo dicendo quella cosa lì, interessato quando parliamo di data subject, e quindi il vero sostituto di titolare del dato sarebbe interessato se siamo nel piano privacy. Se però siamo sul piano proprietà intellettuale, titolare del dato non andrebbe mai utilizzato perché, come vi spiegherò dopo, ma in realtà ve l'ha già spiegato il professor Spedicato ieri, non esiste un vero titolare del dato, cioè il diritto alla proprietà intellettuale non prevede una titolarità sul singolo dato. Il diritto alla proprietà intellettuale prevede titolarità sulla banca dati, sul dataset, su qualcosa che è organizzato, che è già diverso, ok? Queste erano, diciamo, le premesse concettuali a cui tenevo e che mi sembrava importante fare, e anche appunto lanciare qualche provocazione. Se avete qualcosa da dire su queste prime provocazioni, diciamole adesso, se no vado avanti, che secondo me arriva la ciccia, la cosa più interessante forse arriva adesso.